Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video parleremo un po' della pelletteria, di quello che è successo in questo periodo di quarantena, di cosa ci aspetta, speranze, timori, tutto il resto, perché mi sono confrontata con tante di voi sul mio canale YouTube, ma molto nelle chat private, quindi ti aspetto dopo la sigla. In questo momento difficile per me registrare e voglio che apprezzi lo sforzo enorme che sto facendo, che stai dicendo: ma chi te lo fa fa? Alias, chi te lo fa fare? Cioè, chi ti impone questa regola rigida di registrare? Ma lo facciamo perché le battaglie vanno portate avanti anche nei momenti in cui non si ha la forza. Sigla. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale, borse originali. Io mi batto da una vita dicendo che il mercato della pelletteria legale e tutto il resto, poi mi sono resa conto, grazie purtroppo a un evento negativo come proprio quello che ci è accaduto, mi sono resa conto della profonda ignoranza che c'è in merito al periodo e al settore che stiamo vivendo, e credo che siano stati fatti notevoli errori anche di comunicazione. Purtroppo il nostro settore è così, è di casta, è di nicchia e commette degli errori delle volte dico anche da principianti. Ma andiamo per ordine. Ci siamo lasciati a fine marzo, quando a metà marzo con l'azienda, insomma, io e la mia famiglia abbiamo chiuso l'azienda, altre aziende ci hanno seguito, non è che hanno seguito noi, ci sono state tutta una serie di aziende che hanno chiuso un po' prima di quando il governo l'ha imposto. Poi al governo ha detto: ci dobbiamo fermare tutti, giustamente, perché la pandemia stava prendendo sempre di più largo, e quindi giustamente è stata fatta questa scelta politica, con danni che poi si vedranno nel lungo termine. In questa fase ci fermiamo tutti quanti. La pelletteria si è trovata davanti a un momento di dire: e ora? E ora che si fa? E si è dovuti cominciare da: che cos'è la pelletteria, cosa sono le produzioni, come escono le collezioni, e si è notato una certa discrepanza fra quello che il settore diceva e quello che la gente percepiva. Perché? Perché ovviamente quando tu dici ci sono tante persone che stanno morendo e gli metti vicino però noi dobbiamo aprire le fabbriche di borse, tu sai bene che dice: ma a me in questo momento io voglio proteggere la mia salute, immagina se penso alle borse. E questo vanifica qualsiasi discorso che si va a fare. Da quanti anni io ti ripeto che è importante parlare delle produzioni? Da quanti anni ti ripeto che nessun brand si prende la briga di mettersi a raccontare dove produce? Cerchiamo di fare un po' chiarezza. Da cosa nasce questa ignoranza? L'ignoranza nasce dal concetto che si presuppone che tutti i brand, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Louis Vuitton, Fendi, eccetera, eccetera, producano tutto internamente, quindi abbiano dei mega stabilimenti dove vengono prodotte le borse di Gucci, le borse di Dior, le borse così. Così era 100 anni fa, quando magari le maison sono nate e avevano delle piccole botteghe, delle piccole fabbriche, come sono note le fabbriche, la bottega di Gucci, Prada, tutto il resto, le sorelle Fendi, insomma c'è questo dell'immaginario collettivo che esistono queste realtà. Che succede poi? I brand si ingrandiscono, cominciano a vendere nel mercato internazionale sempre più prodotti, e di cosa hanno bisogno? Degli artigiani che producano le loro borse. Si sviluppa la filiera. Filiera intesa come accessori, filiera intesa come il sacchetto, come logistica, il sacchetto, l'accessorio, la pelle, il reperimento di qualsiasi forma di varie, quindi collanti, cotoni e tutto il resto, e la manodopera. Tutto quello che viene raccontato però è come se escludesse a prioristicamente il fatto che esistano dei terzisti esterni e che quindi esista la filiera manifatturiera italiana. Per anni questa cosa è stata tenuta in sordina, primo perché c'erano quelli che facevano i furbetti, tanti scandali
che non hanno giovato sicuramente al nostro settore. Tante trasmissioni che hanno riportato la borsa che si vende a 2000 euro la fanno a 25 euro, con verità anche a volte distorte da questo punto di vista. Quindi attraversiamo tutto un ventennio, un trentennio, dove la filiera è stata nascosta perché faceva paura, perché, come dire, uno si preoccupava, il brand si preoccupava di dire faccio brutta figura. Però non c'era il web, la gente non chiedeva, comprava il prodotto e nel frattempo si sviluppava quell'ala pericolosa che poi ha visto crescere negli anni la sua popolarità, che è la contraffazione. Quindi l'oscurità della filiera ha portato alla crescita della contraffazione, che paradossalmente cosa è successo? È stata vista come la salvezza, il Robin Hood dei poveri artigiani sfruttati, che gli veniva imposto il prezzo di produzione. Ora sappiamo benissimo tutti che i brand sono egemoni, ok? Quindi impongono loro tante cose. È vero anche che nessun terzista è stato messo con la pistola in faccia al muro a dire tu devi produrre una borsa sotto costo e per questo devi tenere la gente a nero o devi fare l'evasione fiscale. Quindi partiamo dal concetto che c'è una collusione o comunque un concorso di colpa. Non è colpa solo del brand, non è colpa solo del terzista. Per anni viene nascosta tutta la filiera, le persone però cominciano a chiedere: ma caro brand, ma io devo comprare 2000 euro una borsa, ma tu dove la produci sta borsa? Ma sai, cerchiamo. Ultimi scandali di 5-6 anni fa, sempre per le trasmissioni, sempre tutto, i brand percepiscono che c'è l'importanza di cominciare a raccontare la filiera. Filiera chi è? L'artigiano Pinco Pallino Ornella che produce a Napoli per X brand, quell'altro che produce nelle Marche per altri brand, quell'altro così, quell'altro così, e hanno cominciato a rendere più chiara la filiera attraverso tutta una serie di controlli che fanno, cioè selezione dei gruppi. Ok, bene, si arriva ai giorni nostri e nessuno sa che esistiamo, nessuno sa che Ornella produce per il brand, Gigino produce per un altro brand, Tonino produce per l'altro brand, Erika produce per l'altro brand le scarpe, le cinture, le borse, e questa cosa ha creato un'enorme distorsione, soprattutto quando il comparto moda, che per di più si muove con 1001 associazioni, ha cominciato a portare avanti la battaglia dobbiamo aprire le fabbriche. La gente diceva: ma perché dovete aprire le fabbriche? Cioè, se siete 10 fabbriche, siete 10 brand, perché avete i soldi, appartenete alle multinazionali, fate parte di un settore che chi se ne frega? E nessuno si è preso la briga di dire che il settore moda, inteso proprio come filiera, come terzisti, dà da mangiare a migliaia di persone, quindi se moltiplicato per numero di famiglie dà da mangiare a milioni di persone e paga tantissimo a livello di tasse. Paradossalmente i metalmeccanici, che hanno un impatto minore ma sono meglio rappresentati in questo paese rispetto alla moda, perché ha 1001 rappresentanti di categoria, hanno più voce in capitolo del settore moda. Settore moda che è sempre denigrato, relegato al ruolo, vabbè, l'imprenditore che fa il terzista c'ha i soldi, è un, come dire, un despota, è una persona. Invece noi siamo gente che stiamo 20 ore in azienda, che cerchiamo di tutelare al massimo, ma anche prima del Covid, tutto quello che è la sicurezza dei lavoratori. Ed è un peccato che non sia stato raccontato. Si è parlato di applicare invece di dire io applico il protocollo Covid in un'azienda già sicura, le aziende le abbiamo rese più sicure. Ma più sicure di che noi facciamo 8500 autorizzazioni e siamo soggetti a controlli di ogni tipo? Perché la moda ha sentito così tanto l'esigenza di giustificarsi? Ma giustificarsi agli occhi di chi? È stato, secondo me, da questo punto di vista un autogol, perché in un settore in cui nessuno racconta niente, se tu vai a dire a uno guarda che io sto cercando di pulirmi, è come se stessi dicendo che sei sporco. E invece sarebbe dovuto essere: guarda che le fabbriche già sono posti sicuri, lo Stato ci ha detto di applicare il protocollo Covid, non ci sono problemi, applichiamo il protocollo Covid e facciamo anche di più, investiamo noi di tasca nostra per cercare di rendere più sicure ancora le nostre filiere. Però sappi che le nostre filiere già sono soggette a autorizzazione, già per aprire una fabbrica tu hai bisogno autorizzazione sanitaria, autorizzazione emissione
emission in atmosfera, autorizzazione scarico in fogna, vieni controllata per il microclima esterno, vieni controllata, devi fare pulizia filtri, fai tutta una serie di cose allucinanti che non voglio neanche stare qui a dirti, perché veramente quando vengono a fare gli audit se ne passano le giornate soltanto per far vedere tutte le documentazioni. Quindi in questo periodo dove ci eravamo lasciati, fabbriche chiuse, la mancanza totale di informazioni da parte di chi queste informazioni le deve elaborare ed è proprio chi poi li compra i prodotti, e poi ci sono tutte queste aziende che cominciano, dobbiamo aprire, perché poi? Perché poi tu non sai che una borsa non è che vieni a comprarla in negozio, è stata fatta 3 giorni prima, non è tipo il pane fresco, cioè la borsa per arrivare nel negozio ha tutta una serie di studio alle spalle che va avanti 6-8 mesi, e quindi se ci fermiamo adesso a produrre significa che non ci saranno merce nei negozi e significa che non ci saranno collezioni da presentare, non si venderà ed è saltata anche l'altra stagione, come molto probabilmente così è successo. Ora la mia riflessione riporta sempre alla questione che il problema più grande siamo noi come settore, che non ci preoccupiamo di raccontare, io mi sgolo fino alla morte per raccontare la filiera di produzione, esistiamo, siamo facce, siamo persone, siamo aziende disseminate su tutto il territorio italiano, siamo quello che chiamiamo Made in Italy e che nessuno valorizza con le facce, ma valorizzate soltanto quando bisogna fare gli spottini elettorali, culturali o dalle altre parti. Nessuno sa che noi stiamo morendo e la cosa più difficile da far capire in questo momento è che noi siamo piccole realtà che danno lavoro a tantissime persone, siamo una catena, se si rompe un anello della catena ci siamo giocati il Made in Italy, ci siamo giocati i posti di lavoro, ci siamo giocati la sicurezza dei territori, ci siamo giocati che le persone restino a lavorare nei nostri territori, soprattutto al sud. E quindi io sono veramente preoccupata per quello che sta succedendo e che quello che succederà. Succederà probabilmente, approfondiremo in un altro video, che ci sarà una completa riforma del settore, ma io quello che ti invito a fare in questo momento, quello che ti chiedo è di informarti, di aiutarmi a condividere questo video, di aiutarmi a portare avanti la cultura dell'informazione. Tu non mi devi credere, tu devi andare su Google, devi chiedere ai brand dove producono, devi chiedere ai brand di mettere in chiaro quali sono i gruppi, le aree produttive, perché tu devi essere un consumatore informato, a prescindere che tu compri un prodotto di 30 euro e viene fatto in Cina, io voglio sapere come si chiama l'azienda che fa questo prodotto in Cina, chi la importa, dove c'è la logistica e chi sono tutte le decine di persone che lavorano nella logistica, al prodotto di 2000 euro che io non devo, perché dietro a quel prodotto c'è gente che l'ha creato, gente che ha reperito i materiali, gente che ha creato la borsa come me e come tanti altri artigiani, gente che quella borsa la prende, la va a mettere nelle logistiche, la controlla, c'è il negozio, c'è il commesso, c'è il post vendita, c'è quello che lavora al call center, c'è quello che fa i resi, c'è tutto un motore che si deve rimettere in moto, ma sei tu che devi chiedere dove vengono fatte le cose, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte, altrimenti ci troveremo con la prossima pandemia, perché mettiamoci in testa che queste crisi succedono periodicamente, ci troveremo nella prossima crisi a non avere gli strumenti per combatterla e a perdere in questo momento storico una parte importante del nostro patrimonio. Io spero di esserti stata utile. Mi dispiace di essere, come sempre, fammi prendere un po' dalla verve degli argomenti, ma questi sono argomenti che io sento tantissimo e che temo vengano troppo sottovalutati. Io ti aspetto al prossimo video, mi raccomando, metti un mi piace che è come un abbraccio, dammi una mano a condividere, iscriviti al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.